Mercoledì 15 ottobre ci troviamo a Napoli per il workshop di infoprogetto organizzato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli in collaborazione con Action Group Editore e l'AIS, l'Associazione Impianti Sportivi. Si parla di involucro ad alto isolamento termico ed acustico, ma anche di edilizia sportiva. Vediamo le interviste che abbiamo raccolto. Io ho avuto la fortuna con il mio ufficio, lo Studio Stari, di partecipare a questo progetto europeo per l'efficientamento energetico con altri stati europei come Spagna, Portogallo, Inghilterra, l'Italia stessa, che ha fatto veramente la parte del leone anche grazie al nostro team leader da Polonia. Siamo riusciti a creare un sistema modulare scalabili, 4 moduli, dove, come, quando e perché si consuma l'energia in un impianto, e quindi capire anche poi come gestire questa energia o come scambiare questa energia nella rete, perché nel nostro futuro il costo energetico degli impianti aumenterà sempre. Quindi se noi riusciamo ad applicare degli scenari, dei protocolli che ci permettono di risparmiare il più possibile, l'impianto energetico costerà sempre meno e quindi diventerà sempre più appetibile per i gestori andare a gestire, mi ripeto, un impianto per cui anche alla comunità costerà meno. Questo protocollo si applica anche su strutture esistenti piuttosto che nuove e anche su apparecchiature esistenti, quindi riesce a interfacciarsi in maniera molto semplice, è di facile lettura anche per il gestore, quindi il gestore riuscirà a capire in prima fase con un audit energetico, capire come e perché il suo impianto consuma energia elettrica, dove viene magari sprecata, eccetera eccetera. Una volta che noi abbiamo letto il suo impianto, andiamo a intervenire sempre con questo sistema e gli diciamo le azioni che tu potrai fare per migliorare, per far sì che il tuo impianto sia risparmioso, sono queste. È chiaro che quando un impianto incomincia a risparmiare energia elettrica, vuol dire che automaticamente fa risparmiare dei soldi, e questi soldi che io risparmio come gestione li posso anche utilizzare poi per andare a migliorare sempre di più l'efficientamento energetico del mio impianto. Quindi da questo sistema hardware con software eccetera eccetera posso andare a implementarlo di più, posso oppure intervenire con azioni più mirate, cambiando serramenti, mettendo cappotti eccetera eccetera. Questo impianto permette anche di far sì che il gestore sappia in qualsiasi momento dove e quando, come e perché viene consumata l'energia elettrica all'interno del suo impianto, o addirittura anche da remoto, semplicemente con qualsiasi apparecchio oggi informatico si possa usare, lui può controllare e capire più impianti che lui ha, se fosse un comune oppure un gestore che ha parecchie proprietà, o addirittura il gestore può addirittura capire nei vari locali, nella piscina piuttosto che nella palestra, così cosa sta consumando, qual è la presenza di persone, cosa sta succedendo, e quindi immaginare tutti gli scenari possibili e poterli correggere in maniera veloce. E soprattutto questo sistema farà capire chi è veramente bravo a fare efficienza energetica, e quindi poi si potrà cingere da questo e dire: ma usa anche tu i protocolli che sta usando questo, perché stanno veramente dando dei risultati. E quindi ci sarà questo scambio anche veloce di informazioni per il gestore, tra i vari gestori o tra i vari impianti, e quindi questo arriverà in un futuro a far sì che gli impianti si avvicineranno allo zero, che è un po' quello che vuole la comunità europea.